Non è ancora Pasqua, ma è già tempo di sorprese nei massimi campionati regionali di pallacanestro. In Serie C, pronostico saltato a San Teramo, dove Murgia piega Webbin, e a Ruvo di Puglia, con la Virtus che la spunta sulla Diamond e annusa la possibilità di salvezza diretta, come rimarca coach Lovino. Una grandissima vittoria per due motivi fondamentali. Uno, ci dà speranze ancora di salvezza diretta. E ce la giocheremo fino in fondo a Manfredonia, sapendo comunque che andiamo ad affrontare una squadra in forma, una squadra che insomma in casa si esprime benissimo, e poi soprattutto una vittoria importante perché è la dimostrazione che questi ragazzi, appunto, anche con le squadre appunto titolate come Foggia, riescono insomma ad esprimere una buona pallacanestro, e oggi sono stati bravissimi nell'eseguire tutto quello che era stato il piano partita preparato in settimana. L'exploit della Virtus ha l'effetto di rimettere in gioco il terzo posto. La Diamond deve difenderlo dall'assalto di Olimpica Cerignola, vincitrice su Valentino Castellaneta, e di nuova Aglius San Severo, passata su Invicta Brindisi piuttosto agevolmente ed ultima avversaria dei foggiani. Coach vigilante si augura di vedere un piglio diverso da parte dei suoi. Speriamo ancora nel terzo posto, adesso abbiamo l'ultima partita in casa contro San Severo per mantenerlo. Ovviamente se esprimiamo questa pallacanestro non abbiamo né speranze del terzo ma neanche dei playoff, quindi speriamo di recuperare al meglio, ma non le energie ma le energie mentali, per poi poter già giocare con tutti, perché noi ce la possiamo giocare con tutti, dipende solo e esclusivamente da noi. Non fanno sconti Castellano Udas Cerignola, già promossa, Corsara Balletta e Cestistico Ostuni, che doppia Angiulli Bari a casa sua. Rimane in corsa per il quinto posto Basket Fasano, dopo la vittoria casalinga su Adria Bari, mentre in coda Poseidone Brindisi lascia l'ultimo posto ad Olmor Lecce dopo il successo nello scontro diretto. In Serie D fa sensazione la caduta di Sunshine Vieste sul campo di Magic Galatina, fanalino di coda, una sconfitta che spiana ulteriormente la strada di Libertas Altamura verso la C. I murgiani battono a domicilio Officine Santulli Bari e appaiano i garganici in vetta. A loro vantaggio una gara in più da disputare e gli scontri diretti a favore. Ipoteca sul terzo posto di Mensana Mesani dopo l'affermazione casalinga su Basket Calimera, mentre Action Now Monopoli s'aggiudica contro Pallacanestro Lecce lo spareggio per il quinto posto, l'ultimo utile per la qualificazione ai playoff. A completare il quadro la vittoria interna di US San Pietro su Aurora Brindisi e quelle esterne di Aspi Santa Rita a Martina, la prima stagionale, e di Junior Brindisi a Rutigliano.